Un saluto ai nostri telespettatori. Accanto a me quest'oggi Stefano Turchi, fondatore del Museo Amaranto. Allora, l'amico Stefano, a cui do subito il benvenuto, mi fa un grande regalo di Natale in anticipo e spiego anche perché. Il libro che vedete in mano a Stefano sarà oggetto appunto del nostro discutere, del nostro parlare quest'oggi. È stato presentato per la prima volta a fine estate in una sala dei grandi stracolma, per cui io riuscii a prendere qualche battuta, a ricavare qualche battuta proprio da Stefano, che veniva sballottato, tirato da una parte e dall'altra dalle decine e decine di persone che erano presenti alla presentazione del libro 100 anni di Amaranto. Allora, Stefano, quella fu veramente una serata coi fiocchi, tantissime persone che volevano bene a Stefano Turchi, ma in sostanza e nello specifico vogliono bene all'Arezzo Calcio. Vogliono bene all'Arezzo Calcio, sinceramente non ci aspettavamo tanta gente in quel modo perché eravamo a fine agosto, ancora tanta gente era in ferie e quindi sai, te pensa ai tuoi amici e poi vedere tutta quella gente lì davanti, sinceramente mi ha fatto venire un magone e mi sono emozionato perché era una cosa inaspettata. È un libro che è fortemente voluto da tanto tempo. Posso ringraziare tantissime persone perché se questo libro esiste, esiste perché tanta gente mi ha dato fiducia affidandomi le foto di famiglia. Per cui partendo dai giocatori degli anni 50, Giorgio Perugia che il suo babbo aveva giocato nel primo Arezzo. Poi la famiglia Pecchi, Tassinari, Scatizzi, Talusi, cioè Vignatelli. Pignatelli, bravissimo, cioè si parte proprio dall'anno zero per quanto riguarda l'Arezzo e quindi se questo libro esiste è grazie a tutte queste persone che mi hanno dato fiducia. Allora, sono Stefano, sono foto che intanto le stiamo vedendo, sono tantissime. Quante sono nello specifico, Ma mi Stefano? sembra intorno ai 1300. Per un libro che consta di quante pagine? 430. 430 pagine. Allora, noi quest'oggi siamo qui con Stefano per anche ricordare appunto che il libro è a disposizione, il libro ha un costo, sono 50 euro che però appunto sono ripagate appunto dalle tante foto e dalle tante emozioni che uno può ricavare dalle foto Sì, guarda, ti stesse. faccio ridere perché è venuto un signore. E mi ha detto quanto costa, dico guarda, 50, ma è caro. Poi quando l'ha preso in mano mi fa, però è pesante. Ecco, tra l'altro queste sono foto che riguardano, ecco, qui vediamo per Questa per esempio. esempio, secondo me, è una delle più belle ed emblematiche, anche questa qua, foto proprio del libro, perché è un momento in cui Minghelli esce dal campo e salutando così. Sergio Cosmi, sembra un qualcosa che è rimasto nell'aria, Una una premonizione in pratica. premonizione. E quando sono riuscito a trovare questa foto, l'ho tenuta da parte, non l'ho mai vista in pochi, perché il desiderio che la foto uscisse nel libro. Senti, sono foto che riguardano l'Arezzo, ma riguardano anche Arezzo. Il libro è diviso in decenni che parlano della squadra, ma parlano anche di tutta la città che Sì, nei decenni si è sviluppata, no? per questo posso ringraziare Fausto Sarrini che mi è stato di supporto perché ha pensato lui a, diciamo così, tutta la parte, se così si può definire, letteraria. E un'altra persona che mi ha aiutato tanto, un altro giornalista che mi ha aiutato tanto, è invece anche Stefano Brandini perché è stato a fianco mio dal primo momento fino all'ultimo. Sono anche foto che riguardano l'Arezzo, ma chi le legge, o meglio, chi le vede, sicuramente ha vedendole un flashback rispetto al proprio vissuto. Ma infatti, guarda Enrico, quello che fa la differenza, ma non perché, allora, lo scritto può piacere, non piacere, ti può annoiare,
La foto, in questo caso, ognuno di noi ci ritrova se stesso, un amico, un genitore, un momento della vita, per cui ognuno di noi ci può trovare qualcosa di personale. Ecco, tra l'altro a proposito del personale, Stefano Turchi, molte di queste foto l'ha vissuta e l'ha viste anche dal vivo allo stadio e in trasferta, perché Stefano Turchi, quant'anni è che segue l'Arezzo? Dal 17 settembre del 1967. Quindi fate i vostri conti, in pratica una vita E vissuta con infatti l'Arezzo. quando parlo anche con ragazzi giovani, dico io sono fortunato perché fra i più vecchietti, diciamo così, a me è mancata un solo anno di Serie B, poi gli altri l'ho visti tutti e tanta roba, cosa che i ragazzi che sono nati negli anni 2000 la Serie B non sanno, o poco, perché magari erano giovanissimi, sanno quello che vuol dire, che è un palcoscenico nettamente diverso dalla C e soprattutto con la Serie D non c'è paragone. Ecco, quindi lo prendiamo anche come un augurio per vedere al più presto altre ribalte rispetto a quelle che negli anni scorsi in particolare, ma anche quest'anno l'Arezzo deve comunque calcare. Allora, ricordiamo come il libro abbia un costo, però questo costo che le persone appunto devono affrontare, magari noi lo ricordiamo anche oggi perché siamo in periodo natalizio e può essere lo spunto per un regalo per un tifoso dell'Arezzo. Le persone non sanno mai cosa regalare, quindi questo potrebbe essere uno spunto interessante. Questo ricavato non va certamente a Stefano Turchi per No, andarci in vacanza, ma no, no. Allora, una parte serve per la ristrutturazione del nostro museo che ne ha bisogno, e un'altra ricordiamo anche parte, dov'è il museo, il tra museo è l'altro. allo stadio, il museo è allo stadio, e un'altra parte invece è destinata, abbiamo già fatto due bonifici per un totale di 4.500 euro all'AIL Federico Luzzi di Arezzo per la ristrutturazione del day hospital dell'ematologia del San Donato, e un'altra parte stiamo cominciando a pensare a devolverla al Calcit in funzione dello scudo, che è un servizio che tanti di noi in momenti non felici hanno potuto comunque apprezzare tantissimo. Quindi ci sembra giusto che è un libro fatto per l'Arezzo, ma fatto per Arezzo, e proprio in questa logica devolvere a chi ha bisogno, a chi aiuta la città, devolvere una parte di quello che si ricava. Ecco, sottolineiamolo ancora una volta, i bonifici che sono stati fatti, che sono stati anche abbastanza consistenti, Sì, giusto? si è fatto un bonifico di uno di 2005, uno di 2000 all'AIL, già fatti, e ora stiamo preparando quelli per il Calcit. Quindi il ringraziamento è a tutti coloro che hanno già provveduto ad acquistare il libro e che magari può essere uno sprone, ripeto, anche soprattutto in questo periodo natalizio in cui non si sa mai cosa regalare, per fare appunto un pensiero interessante, un pensiero di aretinità e anche per fare del bene ad Arezzo, come appunto hai detto fino Sicuramente, adesso. sicuramente. Ecco, siamo praticamente in chiusura della nostra intervista. Ricordiamo al libro, il libro 100 anni di Amaranto, dove lo possiamo reperire? Allora, lo possiamo reperire per il momento o al mio negozio, il Compasso Arredamenti in via Benedetto Croce a Pescaiola, oppure presso il negozio, l'orologeria di Domenico Menchino Neri. Ok, quindi Questi in sono i pieno due centro ad punti, in pieno Arezzo, pratico. centro, presso il negozio Viaggiando, che è di Roberto Rossi, e poi Che è figlio di? di Pinella, cioè, per noi è Pinellino perché è figlio di Pinella, cioè, sono due personaggi, Menchino e Roberto, in rappresentanza del babbo, che veramente stanno a testimoniare la retinità al 100%. Ecco, quindi allora ancora una volta l'invito è quello di recarsi in questi punti indicati adesso da Stefano, magari prima di Natale, ma anche successivamente per acquistare 100 anni di Amaranto, divertirsi a sfogliare appunto
quella che è la storia dell'Arezzo, ma è la storia di Arezzo e facendo anche del bene. Grazie allora a No, Stefano grazie, grazie Turchi. a voi per l'ospitalità. E a Grazie. risentirsi poi per allora un aggiornamento su Commento. eventuali altri bonifici fatti grazie alle vendite del libro. Grazie a tutti e buon Natale a tutti.